Fra i due riparte quelli che è il calcio, un po' un ritorno ai fondamentali quest'anno, giusto? Sì, sì, come ho detto, un 4-4-2, non con Baggio ma con Balotelli questa volta. Quindi il calcio ritorna ad essere al centro del programma, che cosa vedremo? No, il calcio tornerà ad essere il centro, continueremo ad avere tutti i componenti, quindi spettacolo, cultura, società, musica, no, ma il centro, l'asse intorno a cui ruoterà tutto quanto è quello del calcio e quindi del mondo che gli gira intorno. E ci sarà anche la possibilità di interagire attraverso i social network. Sì, assolutamente, attraverso Facebook, Twitter, eccetera, saranno molto ben presidiati quest'anno, quindi Rai 2 si sta attrezzando per questo e anche per il resto delle trasmissioni in maniera molto più incisiva rispetto al passato. Come aveva dichiarato già in passato, è proprio volontà di Rai 2 di puntare molto sull'innovazione. E adesso ha annunciato anche un'innovativa applicazione che la Rai sta preparando in questo senso. Sì, sì, la stiamo preparando ancora, però non posso dire nulla perché è una cosa che stiamo facendo insieme a tutte le altre direzioni, quindi Rai 2 sarà la rete che sperimenterà questa nuova app per l'interazione con i social. In termini di share, l'anno scorso quelli che è il calcio ha totalizzato oltre il 7%, quest'anno cosa vi aspettate? Si parte da lì e vediamo cosa succede, perché il mercato televisivo sta cambiando in maniera molto profonda ogni anno con il digitale terrestre, c'è un grande spostamento di pubblico dalle generaliste alle specializzate, quindi offerte più specifiche. Noi cercheremo di mantenere la nostra presenza, la nostra autorevolezza, soprattutto con la qualità e con i contenuti. Invece, guardando la partenza degli altri programmi, dopo l'estate come sta andando? Pechino sta andando molto bene, una bella squadra, hanno avuto un grande successo, sono molto seguiti, quindi va molto bene. Virus sta iniziando in questa nuova avventura, in questo mondo è diventato affollatissimo, quindi però ce la sta mettendo tutta e stiamo cercando anche lì di fare qualcosa di diverso dal resto del panorama informativo. E invece per quanto riguarda The Voice? The Voice primavera ci sarà. No, speriamo che tornino i nostri quattro moschettieri a governare la nave, ecco. E soprattutto tanti ragazzi bravi, che è la cosa che ci interessa di più.